Ciao da Motoluke TV, il canale di YouTube che sembra in moto per te. Io sono Michele e questa è la recensione della nuova giacca Alpinestar Valparaiso 2, la nuova giacca avventura 3 strati realizzata da Alpinestar. Appena arrivata in Italia, subito recensita. Prima in assoluto, come sempre, effettuare la video recensione in italiano. Giacca molto attesa perché segna, secondo me, una svolta per quel che riguarda l'abbigliamento avventura touring di Alpinestar. Finalmente una giacca a 3 strati con dei volumi contenuti, asciutta, con la vestibilità che piace a noi italiani. Le giacche tre strati a volte sono molto voluminose, questa tutt'altro, molto asciutta, maniche preformate, ottima vestibilità e ottima estetica. Disponibile in 3 colori, io ho voluto provare quella secondo me più riuscita, la grafica deserto, esiste anche la colorazione più classica completamente nera oppure quella ghiaccio con spalle e maniche completamente nere, un po' chiara e forse un po' sporchevole. Disponibile in un ampissimo raggio di taglie, dalla small fino alla 4XL. Una piccola nota, veste un pochino asciutta, veste un pochino scarsa, per cui potrebbe essere che per voi ci voglia la taglia superiore a quella che portate normalmente in moto. Però questo è un discorso soggettivo, dipende anche un po' da come voi volete portare la giacca e come vi piace la vestibilità di un prodotto. Entriamo subito nei dettagli tecnici, giacca a 3 strati, quindi una giacca che si può adattare a qualsiasi clima. La giacca a 3 strati non preferisce l'estate o l'inverno, preferisce tutte le stagioni perché è in grado di adattarsi a tutte le stesse. Partiamo ad analizzare gli elementi di vestibilità e la comodità della giacca, ovvero le tasche. Abbiamo 3 elementi di regolazione del braccio, un elemento a velcro nella parte bassa, un elemento in corrispondenza dell'avambraccio e uno in corrispondenza del bicipite. E poi degli elementi a mezza altezza sopra la vita per la regolazione qui dei fianchi. Possibilità di regolare anche quanto stringere il collo con questo velcro e poi tantissime tasche. 6 tasche anteriori, 2 tasche basse denominate cargo, molto spaziose per andare a riporre gli oggetti più ingombranti. 2 tasche alte, più pratiche, molto molto semplici da trovare, veloci, non troppo capienti ma sicuramente comode. E poi 2 tasche a mezza altezza completamente impermeabili, quindi tutto quello che andremo a riporre all'interno di queste tasche resterà sicuramente asciutto. E in più nella parte posteriore tascone molto molto ampio per andare a riporre o gli strati interni della giacca o comunque gli oggetti più ingombranti. Parliamo adesso di ventilazione. D'estate o anche nella mezza stagione è importante ventilare la giacca per portare fuori l'umidità e creare un microclima corretto all'interno della stessa. 2 ventilazioni in corrispondenza della parte bassa del braccio, quindi aria fresca che sale verso le spalle. 2 pannelli molto ampi nella parte frontale, si chiudono con un sistema misto velcro cerniera e poi hanno un bottone automatico che li va a fissare, quindi tantissima aria che a questo punto entra. Fa veramente tanto caldo, vogliamo aprire la giacca, semplicemente apriamo un bottoncino automatico, il velcro, portiamo questo elemento alla nostra sinistra e c'è un sistema calamita che ferma il collo, quindi non dovremo andare a cercare nessun bottone o nessuna chiusura particolare perché c'è una calamita stessa che la va a fermare. Tanta aria entra da davanti, deve defluire, non deve gonfiare la giacca. 2 belle cerniere di scarico posteriori, molto lunghe, fanno uscire più velocemente in base anche a quanto le apriamo l'aria calda e umida dall'interno della giacca. Parliamo adesso di sicurezza, sicurezza attiva, quindi gomiti, spalle, protezioni omologate, possibilità di inserire nella schiena un paraschiena omologato di livello 2, abbiamo 2 livelli di paraschiena, uno più sicuro e uno ancora più sicuro, quindi a scelta, a seconda delle vostre esigenze, abbiamo 2 protezioni diverse. E poi tessuto ad altissima tenacità sia nei gomiti che nella spalla per rendere più robusta e solida la struttura in corrispondenza della protezione. Adesso andiamo però a aprire la giacca e scoprire gli elementi interni che la contraddistinguono, ovvero gli strati. Subito apriamo l'elemento con velcro molto tenace, quindi molto facile e con un'ottima tenuta, e troviamo questo elemento rosso. Cosa ci ricorda? La presenza della tasca più amata da tutti i motociclisti, la tasca Napoleone, in questo caso completamente waterproof. Apriamo la giacca, abbiamo una cerniera più grande, quindi una cerniera facile da trovare. Nella parte bassa troveremo una cerniera più piccola, quindi non faremo confusione, non faremo problemi durante la distinzione delle stesse. Pannello anteriore a bottone, quindi altri bottoni facili da aprire, in questo caso andiamo ad accedere alla membrana, elemento antiaria e antiacqua. Vi ricordo che Alpinestar usa la membrana certificata Drystar, che è una membrana che ha ottime capacità sia impermeabili che di traspirazione. Apriamo la membrana e andiamo ad accedere all'ultimo elemento, il trapuntino termico. Quindi, trapunta termica,
membrana anti-aria e anti-acqua ed esterno della giacca. Tutte e tre insieme ci consentono di andare in pieno inverno o comunque quando fa sicuramente freddo. Eliminando la trapunta termica otteniamo un mezzo peso, quindi una giacca che ci permette di andare in moto durante la mezza stagione o negli spostamenti in zone più fredde. Eliminando tutti gli elementi interni ed aprendo tutte le ventilazioni avremo una giacca assolutamente estiva e anche con delle particolarità, perché se toglieremo tutti gli elementi ma teniamo chiuse le ventilazioni o le apriamo parzialmente troveremo anche degli equilibri che ci permettono di usare la nostra giacca anche sicuramente in situazioni di clima diverse. Andiamo a richiudere la giacca, molto semplice da trovare gli elementi perché differenziati nelle grandezze e nelle forme, quindi anche con i guanti non avremo difficoltà, i bottoni li troviamo veramente con una facilità incredibile perché sono realizzati in un materiale molto spesso e leggermente gommato. Andiamo a chiudere la parte esterna, vi ricordo comunque Alpine sta sempre a cerniere di altissima qualità, non ho mai avuto problemi di garanzie o rotture sulle cerniere Alpine, quindi delle cerniere, delle finiture sicuramente qualitative. Andiamo a chiudere l'ultimo elemento e chiudiamo il collo della giacca. Giacca sicuramente riuscita, sono sicuro che sarà un successo, ci aspettiamo un ottimo feedback di vendita. A proposito però adesso tocca a voi, sotto nei commenti del video aspettiamo le vostre domande, le vostre curiosità o comunque tutto quello che volete sapere in più su questa giacca se qualcosa vi è sfuggito durante la recensione. Mi raccomando comunque cliccate sicuramente un mi piace, condividete il video con i vostri amici in modo da poterla far conoscere anche a loro le qualità eccezionali di questa giacca, ma soprattutto la cosa più importante, provate la qualità dei prodotti Alpinestar e venite a provarla nel nostro punto vendita Motolook di Voghera. Ciao e alla prossima recensione!